Berlinale, sesto giorno. Siamo arrivati ormai al giro di boa di questo festival che ci convince sempre di più. Oggi abbiamo visto infatti due film decisamente notevoli. Il primo Shairak di Spike Lee, ambientato in una Chicago dove la giustizia viene portata avanti dalle gang. E la, la violenza per le strade è veramente ai massimi livelli. Una realtà molto attuale che Spike Lee decide di declinare attraverso una tragedia greca, infatti la storia principale è tratta da una, una tragedia di Aristofane, quindi un film che viene costruito con delle basi classiche per raccontare invece un problema decisamente attuale dell'America e in particolare di, della città di Chicago. Una costruzione che ricorda molto il Romeo e Giulietta di Bas Lurman, per fare un esempio, che convince, anche se in maniera un po' troppo dilungata. Infatti il film sarebbe stato sicuramente più convincente se fosse stato asciugato un pochino, è lungo 2 ore e 20, che sicuramente per il messaggio che voleva mandare è un po' troppo. Però ci sono delle grandissime idee ed è comunque costruito in maniera molto convincente nel complesso. Il secondo film invece è decisamente forse il miglior film della Berlinale finora, che però non è in competizione, è un gala speciale che è stato riservato a Michael Moore. Michael Moore che ha portato il suo Where to Invade Next? Un documentario che sicuramente convince, convince moltissimo, e torna, diciamo, a raccontare i problemi dell'America eh, un po' come era per Bowling for Columbine e per Fahrenheit 9/11, forse i suoi due documentari più riusciti. Eh, Where to Invade Next eh, racconta attraverso questo piccolo escamotage che Michael Moore usa, ovvero invade i paesi europei per rubare le idee migliori che hanno avuto nel corso degli anni, riguardo appunto l'educazione le, o il sistema sanitario, oppure anche il modo di nutrire i ragazzi nelle scuole. Attraverso questa invasione eh, paese dopo paese, Michael Moore racconta in realtà i problemi dell'America e trova delle soluzioni che però, eh, come gli viene anche raccontato dagli stessi protagonisti del, di questi sistemi europei, sono soluzioni che in realtà l'America ha già, perché sono tutte soluzioni che loro hanno preso o e, a cui comunque si sono ispirati già dal sistema americano. Quindi diciamo che è un po' un accurato appello all'America. A svegliarsi un po' e a riprendere coscienza di quelle che sono delle soluzioni che in realtà ha già in mano. Quindi due grandi film, sicuramente quello di Michael Moore da vedere, che hanno caratterizzato questa giornata. Vi lasciamo quindi per il momento e a domani con i film della settima giornata.